prossima settimana il Regno Unito sarà il primo paese a utilizzare il vaccino anti-Covid-19 messo a punto dal laboratorio tedesco BioNTech insieme alla multinazionale americana Pfizer. Entro la fine dell'anno si vaccineranno 400.000 inglesi, selezionati tra le categorie a rischio, poi toccherà a tutti gli altri. L'arrivo del vaccino contro il coronavirus è il momento atteso da miliardi di persone in tutto il mondo e il primo ministro inglese Boris Johnson, con un'enfasi forse poco british, l'ha definito una fantastica vittoria della vita sulla morte. Si è spinto un po' più in là il suo ministro della sanità, Matt Hancock, che ha attribuito il merito della svolta non alla scienza, ma alla Brexit. Altri esponenti conservatori hanno ribadito il concetto, spiegando che senza vincoli europei le decisioni si prendono più in fretta e sono più efficaci, giudizi ingenerosi, visto che la ricerca che ha portato a questo vaccino anti-Covid-19, il primo tra i 10 che si annunciano, è stata finanziata dall'Unione Europea e dal governo tedesco. Berlino in particolare ha incentivato la BioNTech, fondata in Germania da due ricercatori di origine turca, con circa 500 milioni di euro. Altri 100 milioni sono stati messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti. Le autorità sanitarie britanniche sono state le più veloci e, secondo molti analisti, le più spregiudicate nel dare il via libera al vaccino, mentre l'Agenzia dell'Unione, l'EMA, è ancora impegnata nelle ultime fasi della sperimentazione. L'11 dicembre, dalle 12.45 alle 16.30, è prevista un'informativa online rivolta a tutti gli interessati. Dopodiché, tra meno di un mese, i vaccini saranno disponibili in tutta Europa, con qualche giorno di ritardo rispetto a Londra, con maggiori garanzie e senza sovranismo vaccinale.